Il principe Harry sapeva che il principe Carlo e la regina non avrebbero mai risposto alle accuse sue e di Meghan Markle fatte durante la loro intervista con Oprah Winfrey, ha affermato un autore reale. Nonostante abbiano lasciato il Regno Unito per dedicarsi alla vita privata l'anno scorso, Meghan e Harry rimangono saldamente sotto i riflettori. La coppia trascorse i mesi successivi alla loro partenza tranquillamente in una serie di ville, stabilendosi finalmente in una casa in una gated community a Montecito, in California. Verso la fine del 2020, Meghan e Harry si sono mossi verso l'indipendenza finanziaria che dicevano di desiderare, assicurandosi contratti multimilionari con Netflix e Spotify. È seguito un torrente di pubblicità, soprattutto dopo che la coppia si è seduta con la conduttrice di talk show statunitense Oprah Winfrey e ha rivolto una raffica di accuse alla famiglia reale. Le loro affermazioni includevano la famiglia che non era riuscita ad aiutare Meghan con le sue gravi lotte con la salute mentale. Così come il razzismo contro l'allora ancora nato Archie. Molti si sono ribellati alle accuse. Angela Levin, un'autrice reale che ha scritto la biografia di Harry, ha affermato che il duca del Sussex sapeva che le sue accuse non sarebbero state contestate dai reali. Parlando al documentario di Channel 5, Charles and Harry, Father and Son Divided, ha detto: Harry sa molto bene che la regina sua nonna, di 95 anni, e suo padre, che ha seguito le sue orme, credono nel motto, mai lamentarsi, mai spiegare. Così avrebbe saputo assolutamente che non potevano tornare indietro e dire qual era la verità o dare anche solo la loro versione della verità. Tuttavia, i rapporti suggeriscono che Charles, in privato, abbia confessato di essere stato molto deluso dall'intervista. Una fonte, parlando con People, ha affermato che il principe si è sentito enormemente deluso, aggiungendo: Il principe crede nella diversità e le sue azioni lo dimostrano. Di tutti i membri della famiglia reale, ha preso questo problema più seriamente. Separatamente, un insider di Palace ha affermato che Carlo ha sempre avuto una relazione complicata con Harry e il principe William. Hanno detto alla rivista: Non è un rapporto diretto padre-figlio. È il loro padre e il loro capo e sono obbligati a lui per finanziare i loro uffici e le loro vite.